23 agosto il Padule di Fucecchio fu teatro di una delle stragi più cruente della Toscana. Viene seconda la strage del Padule di Fucecchio è seconda soltanto a quella di Stazzema, di Sant'Anna di Stazzema. I tedeschi in ritirata fecero un triangolo nella notte e chi era dentro questo triangolo era considerato bandito, chi era fuori era considerato innocente. E cominciarono all'alba, ma forse anche prima, perché il primo morto è Matteoni, Guido Matteoni di Querce, e lui si trovava in Padule, fu ammazzato prima dell'alba. E cominciarono e durarono fino alle 4 del pomeriggio e tutto quello che vedevano muoversi loro sparavano, senza ritegno, sicché ma ammazzarono, tutto era partigiano, tutto era da considerare nemico, e anche un bambino di pochi mesi, una donna di 90 anni, un vecchio, un seminarista di 19, tutto era da abbattere e eliminare. E sicché ci trovammo di fronte a Massarella, Castelmartini, Cintolese, Ponte Buggianese, a Estabbia, a una cosa incredibile. E questo non fu fatto perché fu un atto di guerra più che una rappresaglia. Fu un atto di guerra perché un esercito ormai in ritirata, un esercito sconfitto, voleva tapparsi il fianco, i fianchi da possibili attacchi di partigiani, perché loro ritenevano che in Padule ci fossero partigiani. In realtà non c'erano, c'erano stati, erano poche decine. Al comando del professor Benedetti, che poi fu sindaco di Ponte Buggianese, ma poi se n'erano andati perché il professore era caduto malamente, poi era malato, era stato ricoverato, e allora, non avendo più una guida, si erano un po' sparsi. C'erano sì sulle colline, sul Montalbano, ma era più che altro zona di passaggio, di transito per partigiani che portavano gli ordini e portavano o si trasferivano in un altro settore. E questo fu veramente vedere buttare in aria bambini di pochi mesi e sparargli. Fu veramente una cosa dolorosissima, e però questa strage vai, si può andare. Dicevo, la gente considerava colpa, la teneva, non ne parlava neanche, perché la considerava, attribuiva la colpa ai partigiani, non considerava che fosse un'azione di guerra premeditata e studiata a tavolino da Kesselring e dai suoi uomini che aveva sparso nella zona. E al punto non lo considerava e non voleva parlarne, al punto che quando 40 anni fa
42 anni fa mi misi a scrivere il primo libro che veniva scritto sulla strage, mi trovai a situazioni come in un film, mi sembrava le cose misteriose, appuntamenti a orari impossibili di notte perché nessuno vedesse che per le interviste o dare dei documenti, i pochi che c'erano a quel tempo. Fino a quando poi il mio libro, pubblicato 40 anni fa, dette il via a un'altra serie di riflessioni, di ricerche che hanno portato a ripensare tutto e bene su questa strage che fu un'azione di guerra terribile, cruenta, veramente scandalosa sotto un profilo umano, e i colpevoli che non hanno avuto, come tutte le stragi che sono successe in Toscana, non hanno avuto mai responsabili certi. Se sono venute condanne, sono venute all'inizio all'acqua di rose e poi tardivamente, come nell'11, ormai che non servivano più a niente. Prego. Il fatto che questo eccidio fosse considerato non più di tanto si è lasciato per decenni, che nei libri fosse appena accennato con numero di morti non esatto. I morti sono 175 e 176, ultimo dato, ultimo accertamento, e in massima parte bambini, donne e vecchi. E soprattutto il ruolo delle donne, che nell'eccidio del Padule di Fucecchio sono state le vittime doppiamente, perché da una parte non avevano più gli uomini e dall'altra dovevano continuamente sottostare alle angherie e alle richieste violente anche dei tedeschi. Questo non è mai stato messo in risalto dovutamente. Invece la donna sono le altre vittime di questo eccidio terribile fatto da gente che aveva nutrita a un odio per tutto quello che non era nazista. Davvero.